In un tempo assai lontano, mille anni su per giù, c'era un grande castello su quel monte lassù, ed in basso nella valle un paese piccolino, con le case di legno e un ruscello vicino. Tutt'attorno erano le terre di quel ricco cavaliere, che viveva sopra il monte senza farsi mai vedere, mentre il popolo giù in basso tutto il giorno lavorava e i raccolti della terra al castello li portava. Ogni domenica il ricco cavaliere si metteva per andare a messa una grossa armatura ben lucidata. Si calcava in testa un enorme elmo dal ciuffo di piume e impugnava il suo lungo e pesante spadone. Ma in verità in guerra non c'era mai stato, né era mai salito a cavallo. E anche i suoi soldati, così fieri e terribili, non avevano mai visto un nemico, ma erano solo i guardiani delle cose del loro signore. In un giorno di gennaio, dalla torre il cavaliere sorvegliava che il villaggio obbedisse al suo volere di star chiusi nelle case, non rubar la legna al bosco, mangiar poco e non sprecare il fiato a ridere e scherzare. Ma scrutando dalla torre allora gli nacque un gran sospetto, perché tutti erano felici ed allegri al suo cospetto, per la barba di Nerone come fanno a esser contenti, senza fuoco e senza cibo, perché non battono i denti. Il ricco cavaliere era molto preoccupato. La gente era allegra e felice come non lo era mai stata prima, e questo non gli quadrava, perché non riusciva a capire il motivo di tanta contentezza, lui che era sempre arrabbiato e sospettoso con tutti. Fece chiamare subito una spia e le ordinò di scendere di nascosto fra le case del piccolo paese per scoprire il segreto di quella gente felice. Senza farsi vedere da nessuno, la spia lasciò il castello ed arrivò subito in paese. Scivolando lungo i muri, nascondendosi nell'ombra e seguendo in silenzio chi passava, cercò a lungo di capire che cosa succedeva. Finalmente si accorse che ogni tanto qualcuno si infilava in una galleria che si apriva fra le case e scendeva sottoterra. Decise di entrarci. Camminò con molta attenzione nel buio della galleria. Vide un po' di luce e, seguendola, arrivò in un'ampia caverna, in mezzo alla quale, insieme a tanta gente del villaggio, che cosa c'era? C'era un drago! Un drago? Un drago per davvero! Ma come è fatto un drago? Un drago! Un drago tutto intero! Aveva sette zampe con le unghie di diamante, aveva un acquodone lunga lunga fino a Roma, aveva anche le ali come quelle di un pipistrello, dalla bocca usciva il fuoco, era un drago proprio bello, c'era un drago! Un drago! Un drago per davvero! Ma come è fatto un drago? Un drago? Un drago tutto intero! Ma era un drago vecchio con tante storie da raccontare, e gli piaceva che la gente lo stesse ad ascoltare. Era un drago vecchio e stanco, era un drago tanto buono, che scaldava la caverna senza far male a nessuno. Sulla coda, la coda, giocavano i bambini sulle ali, le ali, facevan l'altalena e le zampe erano lo scivolo, la pancia era un cuscino, gli facevano il solletico i piedi di un bambino. Alla pianta si scaldavano gli anziani del villaggio e le mamme cucinavano la polenta col formaggio. La spia osservò bene ogni cosa e subito dopo corse al castello per raccontare tutto ciò che aveva veduto. Il cavaliere stava mangiando un grosso pollo arrosto e per poco non gli andò di traverso quando seppe la notizia.
C'era un drago, un drago, un drago per davvero. Ma com'è fatto un drago? Un drago, un drago tutto intero. Per le corna di Nerone non lo posso tollerare, che nei miei possedimenti vada un drago a passeggiare. Tuoni, fulmini e pernacchie, questo drago è un sovversivo, devo farlo imprigionare anche se non è cattivo. C'era un drago, un drago, un drago per davvero. Ma com'è fatto un drago? Un drago, un drago tutto intero. Passarono alcuni giorni. L'inverno stava ormai per finire e la primavera era vicina. Un mattino il ricco cavaliere chiamò i suoi soldati. Ordinò che scendessero in paese ad arrestare il drago e disse di portarlo nelle prigioni del castello. La gente del piccolo paese era molto triste mentre il vecchio drago veniva trascinato via e coperto di catene, ma non c'erano spade, scudi e lance per difenderlo. Con le lacrime agli occhi, i bambini ed i grandi guardarono il loro amico salire faticosamente verso il castello, circondato dai soldati, ed intanto i bambini del paese cantavano un triste girotondo. Ora, pensò il ricco cavaliere, potrò anch'io combattere con un drago e diventerò un guerriero famoso. Tanto è un drago vecchio e non farò fatica a vincere. Mandò allora messaggeri a tutti i cavalieri che conosceva e alle loro dame per invitarli al grande torneo in cui avrebbe ucciso il drago. Poi fece gettare via la sua vecchia armatura con l'elmo e lo spadone e chiamò il fabbro del castello perché gliene preparasse una nuova, molto più bella e preziosa, con l'elmo dal pennacchio più alto e la spada più lunga. Nel prato, intanto, il falegname ed i suoi aiutanti stavano preparando il campo del torneo, con lo steccato e i posti a sedere e i pali per le bandiere. I muratori stavano preparando il muro dove il pittore del castello avrebbe dipinto la scena del cavaliere che uccideva il drago. Il gioielliere, infine, stava preparando la corona d'oro che la principessa avrebbe messo sulla testa del guerriero vincitore. Picchia, picchia col martello finché caldo sarà il ferro, taglia, taglia con la sega incollata lì da una piega. Tutti presto dobbiamo fare, c'è il torneo da preparare. Il cavaliere che lo vincerà, onore e gloria per sempre avrà. Fondi e plasma nel crocciuolo, una corona tutta d'oro, butta via nella spazzatura quel catorcio d'armatura. Tutti presto dobbiamo fare, c'è il torneo da preparare. Il cavaliere che lo vincerà, onore e gloria per sempre avrà. Ed ecco finalmente il grande giorno. Arrivano da lontano i ricchi cavalieri e le loro dame, invitati dai messaggeri del ricco cavaliere. Salivano intanto ai piedi del monte anche gli abitanti del piccolo paese. Erano molto tristi perché avrebbero visto morire il vecchio drago. E proprio per questo avevano deciso di lasciare a casa tutti i bambini. Il pubblico prese posto nel campo del torneo, nei posti a sedere i signori giunti da lontano e dietro lo steccato gli abitanti del piccolo paese. Il vento muoveva le bandiere ed il sole brillava sulle corazze dei soldati. Il ricco cavaliere, splendente nella nuova armatura,
era pronto per la sfida, alto sul suo cavallo. In verità, era la prima volta che saliva su un cavallo ed aveva una gran paura di cadere, ma gli avevano assicurato che era un cavallo molto buono e tranquillo. Ma ecco il drago. I soldati lo spinsero in mezzo al campo e gli tolsero le catene. Era proprio un drago vecchio e stanco. Ma improvvisamente ecco che un altro cavaliere si fa largo fra i presenti e si mette davanti al drago. Più che un cavaliere, sembrava una caffettiera con un'armatura fatta di spazzatura. L'elmo più che un elmo, sembrava un pentolone. La corazza più che altro, sembrava un bidone. La spada era tutta storta ed era un po' troppo corta. Il mantello era molto strano, pareva un asciugamano. Ma il cavallo di nome Giobbe aveva 18 gobbe, e quando si voltò da un lato per un cammello fu scambiato. Po 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 po. Il ricco cavaliere allora gli disse: «Oh, cavaliere, dalla strana figura che ti presenti proprio a quest'ora senza nemmeno venire annunciato! Non vedi forse che sono occupato?» Rispose il cavaliere sconosciuto: «Bene, lo vedo che stai per schiacciare chi non ha forza per poter lottare! Solo un codardo non può far di più, e questo è il nome che meriti tu! Per cui ti sfido a singolar tenzone, finché caduto sarai dall'arcione!» Che, tradotto in parole povere, vuol dire che la sfida si sarebbe svolta tra i due cavalieri e, se avesse vinto il cavaliere sconosciuto, il drago sarebbe stato libero. Squillano le trombe e rullano i tamburi. Il ricco cavaliere parte al galoppo salutato dagli invitati, mentre il cavaliere sconosciuto lo aspetta a piè fermo in mezzo al campo di battaglia, incoraggiato dalla gente del villaggio. Il ricco cavaliere, che non sapeva bene andare a cavallo, si accorse che stava andando troppo forte e non riusciva quasi a tenersi in equilibrio con quella grossa armatura nuova. Quando furono ormai vicini, poi cercò di sollevare la spada per colpire il cavaliere sconosciuto, ma se l'era fatta fare troppo grossa e talmente pesante che non riuscì nemmeno ad alzarla, e fu così che al momento dello scontro bastò che il cavaliere sconosciuto lo toccasse con la sua vecchia spada arrugginita che... Badabanghete! Il ricco cavaliere finì rovinosamente a terra in un fragore di ferraglia e vetri rotti. Il vecchio drago è salvo. La gente del piccolo paese corre a stringersi intorno a lui. Corre la gente del piccolo villaggio a far festa intorno al drago che libero sarà. Cantando in coro, evviva evviva, a casa si ritorna contenti più che mai. E gli invitati, tutti arrabbiati, se ne vanno per dispetto per non tornare più. Resta sul campo il ricco cavaliere, ed ecco che il pittore un ritratto gli farà. Anche il cavaliere misterioso se ne era andato di nascosto, senza farsi vedere da nessuno. Ma appena girato l'angolo del castello, la vecchia armatura si aprì, il cavallo si afflosciò e ne uscirono tanti bambini. Erano tutti i bambini del paese che ora corrono allegri e felici giù per la discesa. E là in fondo li aspetta il loro grande amico, il vecchio drago. È finita qui la storia, mentre il ricco cavaliere piange ancora là nel prato, massaggiandosi il sedere. I bambini del villaggio attorno al drago fanno festa, sempre insieme resteranno, la morale allora è questa. L'amicizia è un grande dono che ci fa nostro Signore, sa sconfiggere la superbia con la forza dell'amore. L'amicizia è un grande dono.